riservata al catering, al merchandising, alle interviste. C'è un piccolo point dove sera fanno un aperitivo, poi accendono anche il fuoco. Questa è consuetudine dei bivacci. Questo tra l'altro è un bivacco molto confortevole, perché non è sulla sabbia come gli altri che abbiamo trovato. Non vi dico come sono bruciati i nostri bagagli che vanno su e giù dal camion tutto il giorno. E qui siamo sull'asfalto, quindi sono molto più. Questo maxi schermo, questo palco che vedete, quello dove la sera fa il briefing. E durante tutta la giornata questo monitor trasmette le immagini salienti della gara, scorre attraverso gli highlights e quant'altro. Avevo fatto vedere anche qualche giorno fa un piccolo report sui servizi igienici che sono sistemati all'interno di questi container, con degli addetti che lavorano in maniera instancabile tutto il giorno. Qui c'è anche una... Merino, hola, che tal? Hola, muy bien. Todo bien? Todo bien, todo bien. Dicevamo di questi container, dove ci sono servizi igienici, ci sono le docce, vedete? Ovviamente c'è anche una parte riservata alle donne, ragazze. Comunque, insomma, questa è un po' la vita del bivacco, eh. Bivacco, qui siamo nel super lusso, ripeto. Delle volte viene attrezzato in zone che sono particolarmente impervie, quindi non è facile. Ma soprattutto è facile perdersi, è difficile riuscire a trovare la propria zona, perché c'è un'estensione, adesso io non ve lo so quantificare in metri quadrati, ma sono veramente tanti. Talmente tante le persone che gareggiano. Ecco, questa è la zona di montaggio e smontaggio gomme, moto e auto della BF Goodrich, e questo è un servizio che la Cal fornisce con questi meccanici che lavorano qua, anzi qua giù, lavorano tutto il giorno per la forza della moto. Questa farà piacere sicuramente ad Alessandro Marini di Riga Gomme, che peraltro non ha nulla che invidiare in quanto assistenza agli pneumatici in gare di enduro, ma anche di altri tipi di sport. Abbiamo documentato insieme al mio amico Ernat come si monta uno pneumatico con lo smontagomme manuale. Quello automatico ovviamente con tutto quello che si può fare è molto, relativamente molto più facile, in realtà non è proprio. Quello che abbiamo documentato noi era molto più grezzo, molto più vivo, vero, secondo me. Però insomma, questo è un servizio che viene ovviamente fornito a pagamento, non pensiate che sia gratis. È difficile trovare qualcosa di gratis, allora sta. Qui si paga quasi anche l'aria che si respira. Di gomme, voi ci vedete quale, e loro la danno. Ovviamente ci sono anche delle tariffe agevolate, certo, questo sì, però è tutta roba che si paga, che ha un costo. Via, per dire. Ah, qui c'è una squadra che va al catering, con quelle della Bughira, eccoli qua, il plotone che va a pranzo, è sempre Caparezza qui, Merino, il pilota spagnolo. Erano in due lo scorso anno in Sud America, lui e suo fratello. Quest'anno suo fratello non corre, corre solo lui. E ovviamente sempre rigorosamente in versione Malmoto, senza assistenza. Ecco qua. Bivacco di Riyadh. Per il momento è tutto, vi ho fatto vedere una bella panoramica di quello che c'è in questo bellissimo bivacco della Dakar e spero vi sia piaciuto. Io torno alla base, ho un po' di lavoro da fare, altro che giorno di riposo, è solo sulla carta, in realtà non lo è. Buona Dakar a tutti, ciao Italia, ciao amici, Franco Giannone, Riyadh, Dakar 2020, Arabia Saudita.